Questa 5 giorni di Roma segna la prima tappa di avvicinamento al prossimo appuntamento ufficiale delle qualificazioni con la partita di Trieste. Aveva come obiettivo quello di vedere i giocatori che fanno già parte del gruppo azzurro ma che non si erano qualificati per i playoff, quindi attivarli un pochino, parlarci, preparare anche un programma che li porti a presentarsi in condizioni ottimali ai prossimi impegni. Ci siamo trovati giocatori che fanno tante estate nazionale e con altri ragazzi che sono la loro prima esperienza, e è una sorta di una tappa di avvicinamento per il raduno poi di fine giugno, quando avremo due partite, le ultime due delle finestre di qualificazioni mondiali. Sì, sarà un'estate molto importante per noi, speriamo di continuare, diciamo, a farci la riga delle altre partite, perché comunque le altre due finestre siamo andati molto bene, nonostante abbiamo avuto poco tempo per preparare le partite, quindi ci teniamo a far bene e vogliamo arrivare carichi. Sicuramente sono stati giorni importanti per rimetterci in moto, perché qualcuno di noi aveva preso dei giorni liberi dopo la fine del campionato e non sappiamo quanto sono importanti le partite che ci saranno nella prossima finestra a fine giugno, e quindi dobbiamo arrivare pronti e essere in condizione. Il prossimo appuntamento adesso sarà ancora qui a Roma al centro dell'Acqua Acetosa il 10-14 giugno, dove coinvolgeremo ovviamente altri giocatori che fanno parte già del gruppo azzurro che hanno terminato la stagione, e ci riserviamo ovviamente la possibilità di vedere anche altri giovani di interesse.